momento marcano Bettini. Bettini che cerca di accumulare un po' di vantaggio nella salita vera e propria, accuserebbe un po' di distacco dai vari Pantani, Gotti e compagnia, e quindi cerca la fuga prima. Adesso anche Gasperoni ci ha portato in testa, in quarta posizione della Cantina Tollo Alexi, anche Arietta della Banesto, però arrivano anche altri corridori, mi sembra Petito della Saeco. Ed eccoci che il contrattacco di Bettini è stato stoppato. Gasperoni. Ed è Gasperoni che vedete in prima posizione. Contrattacco di Gasperoni. Vanno su a 30 all'ora, la salita è bella, regolare, strada ampia, asfalto ottimo, stanno andando su molto forte, stanno salendo col 53-19, però la Mercatone 1 non molla, vedete, va su regolare, non risponde agli scatti, però vanno su molto forte. Mentre la regia ci ripropone lo scatto di Gasperoni. Di Cotignola, romagnolo, è nato a Lugo. L'anno scorso ha vinto 4 corse. E visto che siamo in Piemonte, ricordiamo che da queste parti ci sarà il campionato italiano ad Arona, campionato italiano assoluto, e subito dopo il campionato italiano a cronometro ad Arona il 27 di giugno, poi il campionato italiano in linea il 29, campionato italiano a cronometro, e poi Lanzafame, che è stato un ottimo gregario, organizza anche il campionato italiano degli ex professionisti, al quale sicuramente parteciperà anche Cassani. Il giorno prima del campionato italiano dei professionisti c'è quello degli ex professionisti ad Arona. Allora inquadriamo questo Giro d'Italia con un intervento del direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Canavò. Io per la verità sono venuto a rubare pochi secondi alla tua telecronaca, perché so che tu sei un appassionato d'arte, e allora ti volevo dire che questo che vedi, questo catalogo che ho portato, si riferisce a una mostra di pittura moderna dedicata al ciclismo che si è aperta qui nel meraviglioso santuario di Europa in occasione del Giro d'Italia, e mi pare un accostamento classico tra sport e arte, cioè la cultura che si avvicina allo sport superando quella fase di snobismo intellettuale che insomma credo non facesse molto onore alla gente di cultura del nostro paese. Quindi una cosa bella veramente, sono andato a vederla, è una mostra di pittori moderni molto bella, tutta sul tema del ciclismo. Intanto scatta Uria Gonzalez, ma torniamo un attimo al ciclismo dopo questo break interessantissimo sull'arte. Beh, al ciclismo che cosa vuoi dire, mi pare che i fatti parlano da sé, io rispetto i pareri di tutti, ma ci sono dei fatti che appunto si esprimono circa il valore di questo giro, circa la bellezza di questo giro, a parte le grandi folle mai viste, a parte gli ascolti, i giornali e tutto quello che è, ma è un giro che appassiona e ha un leader, il leader che è più atteso, un ragazzo che è stato lanciato ieri in maniera, in una dimensione del tutto nuova, e ha una grande battaglia, si profila addirittura l'insorgere di una vera rivalità tra due campioni, cioè Gotti e Pantani, cosa di cui il nostro ciclismo aveva tanto bisogno. Con Savoldelli come terzo incomodo. Savoldelli è la più bella novità di questo giro fino a questo momento, se dura, secondo me da questo giro esce davvero un nuovo grande personaggio. Ringraziamo il direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Canavò, mentre ricordiamo che l'anno scorso il Giro d'Italia ha avuto un successo incredibile a livello audience, un italiano su due ha seguito la tappa. E ieri c'è stato il 48% di share, vuol dire che su 100 televisioni accese 50 erano sintonizzate su Rai 3 per vedere il Giro d'Italia. Siamo ormai in vista del campione della montagna, Mazzocchi. Sì, un po' di nomi di corridori che hanno già pagato su questa prima salita. Allora Pieri, Arazzi, che è stato protagonista ieri di una bella fuga, poi Strazzer, Minali, Faustini, Van Dijk, Blail Evans, Van Kessel, Radaelli, Figueras, Fontanelli, Zanetti, Frutti e Brognara. Stiamo risalendo il gruppo, vediamo se ci sarà qualcun altro a voi. Secondo te questa salita può provocare una netta selezione o bisognerà attendere? Mentre sempre Uria Gonzalez al comando, marcato da Cepe Gonzalez. No, qui non ci sarà selezione, si staccheranno solamente i velocisti. Adesso c'è questa volata tra Bettini e Cepe Gonzalez per la maglia verde. Sono appaiati in testa classifica, la maglia verde sulle spalle di Cepe Gonzalez, ci sarà questa volata. E visto il successo ottenuto
nella tappa di ieri come audience. Ricordiamo che le prossime due tappe saranno due tappe per velocisti e poi ci sarà questo grandissimo finale con asperità ogni giorno, quindi appuntamenti da non perdere. Domani è una tappa insidiosa nel finale perché è tutta pianeggiante fino a 20 km dall'arrivo, poi il doppio passaggio è Lumezzane, Lumezzane che è sulle prime colline del Bresciano, e dopo la tappa di domani tappa per velocisti Castelfranco, dopo la tappa di Castelfranco un importante verdetto, la cronometro di Treviso, 45 km completamente pianeggiante. Uria Gonzales, Giappe Gonzales e poi Bettini si sta sprintando per questo Gran Premio della Montagna, Gran Premio della Montagna il primo della giornata, Gran Premio della Montagna di terza categoria, quota 595 dopo 110 km di corsa. Bulbarelli. Il gruppo si è frazionato in tre tronconi, davanti sono rimasti in 60 naturalmente tutti gli uomini di classifica. Fra coloro che si sono staccati annotiamo, oltre a quelli che ha detto Marco Mazzocchi, anche Tafi, Pelliccioli e Celestino. Ecco, Celestino qui al giro forse avrebbe potuto fare qualcosa in più, ma non è in perfette condizioni fisiche. A voi. Auro, intanto ecco che vediamo Giuseppe Gonzales, scatto di Giuseppe Gonzales, Bettini lo marca stretto mentre perde contatto Uria Gonzales, testa a testa tra i due leader, Bettini in precedenza, Giuseppe Gonzales adesso, scatto di Giuseppe Gonzales, colombiano, Bettini lo marca stretto mentre perde contatto Uria Gonzales. Notate che si scattano nei denti uno con l'altro, non cercano la fuga ma solo punti per la maglia verde. Mi è piaciuto questo termine, si scattano sui denti. Si dice così delle volte in gergo, no? Perché allora, proprio gli si scattano uno davanti uno con l'altro, no? Per impressionare l'avversario, per demoralizzarlo. Adesso si fermano, magari si insultano. No, adesso riparte Bettini, altro scatto sui denti da parte di Bettini, però si ferma subito, il gruppo sta recuperando, siamo intorno al 110° chilometro di corsa di questa tappa da Racconigi ad Europa, che di chilometri ne prevede 143, un percorso pianeggiante nella prima parte, poi dopo 110 km di corsa, il primo Gran Premio di terza categoria al Valico della Serra a 33 km dalla conclusione. Adesso Piccoli si è accorto che si sono fermati e cerca di andarli a riprendere. Piccoli si scatta sui denti lui. Che pure lui, ecco, difatti guarda, li ha presi e superati. Altro atleta abituato a vestire la maglia verde, ecco, seguiamo con interesse questa faida tra gli scalatori. Ma Bettini si riporta in testa ed è Bettini che passa per primo davanti a Piccoli, testa a testa tra due italiani, con Giuseppe Gonzales che si è lasciato sorprendere e passa in terza posizione. Allora Bettini, poi Piccoli, poi Giuseppe Gonzales e poi tutto il gruppo. 110 km percorsi e con la ripetizione dello sprint, allora parte in testa Piccoli, Bettini recupera, aggancia il Trentino e lo supera. Bettini, Piccoli, Giuseppe Gonzales nell'ordine al Gran Premio della Montagna della Serra a quota 595 a Bettini. 32 km dall'arrivo. Sono gli uomini al comando, da prima è scattato Uria, poi è ritornato anche Gonzales, adesso anche gli uomini della Saeco con Fagnini, vediamo anche Guidi, c'è battaglia in testa al gruppo. Gruppo in lunga fila indiana, vogliamo riepilogare cosa prevede il menù di questa tappa, un finale da seguire alle De Paoli. Stiamo adesso in un tratto in discesa, i corridori hanno passato da un paio di chilometri Gran Premio della Montagna, discesa fino a Mongrando, a quel punto mancheranno 23 km all'arrivo, si passa per Biella dove è posto l'intergiro, sempre a buoni al primo, al secondo, al terzo, 6-4-2, poi gli ultimi 11 km in salita. Dislivello di Favaro, che è circa 2 km, 2,5 km di salita molto impegnativa. Poi gli ultimi 2 km... c'è un tratto meno impegnativo, qua i corridori forse dico potranno utilizzare 53, comunque penso che utilizzeranno 41-15, 41
14, staremo a vedere. Per quanto mi riguarda 39-23 fisso. Siamo a 2 km alla retta, tratto impegnativo anche per me. Ciao studio, vorrei farvi notare oltre la salita anche l'affetto della gente, è 1:30 eppure qua si è pata, quindi oltre la salita anche un plauso di tutto il pubblico che sta aspettando l'arrivo dei corridori, non il mio. Siamo a circa 500 metri dall'arrivo, qui i giochi saranno fatti. Dire un pronostico è difficile per me, che non ne azzecco uno. Comunque questa salita sarà il verdetto finale. A voi studio. Sei d'accordo sui rapporti che ha consigliato Gianni? Sono d'accordo, anche se Gianni era uno di quelli che sarebbe salito col 53, purtroppo adesso deve salire con il 39-23, però... Col fiatone. Abbiamo visto parecchi con la maglia rosa, perché? Perché oggi c'era la pedalata rosa, 6.000 partecipanti, migliaia, un successo incredibile. Migliaia di persone in biciclette, quasi tutti sono rimasti qua sul percorso per assistere all'arrivo dei professionisti. Intanto ci avviciniamo a Biella, 28 secondi di vantaggio, i 5 nei confronti del gruppo. Gomez, Rodriguez e Petito, siamo agli ultimi 10 chilometri, 10 chilometri ancora prima della conclusione. Mentre si sono staccati Fagnini e Piccoli. Linea a Bulbarelli. Sì, oltre a Fagnini, Piccoli anche Secchiari, Calcaterra, e vedo anche Guidi. E adesso risaliamo assieme alla macchina della giuria, proprio in questo momento il gruppo Maglia Rosa, 10 km al traguardo. Anche Forconi ha perso qualche metro. 18 secondi il vantaggio dei due battistrada nei confronti, eccoli qua, i due fuggitivi, Gomez Rodriguez il numero 39, è lui che sta sopportando il peso maggiore di questo attacco con Petito. Siamo Petito Junior. Petito, siamo in un tratto di salita al 6-7%, ancora 400-500 metri, poi la strada torna ad essere pianeggiante, c'è un chilometro di pianura e poi a 8 km dall'arrivo ricomincia la salita. Ed è arrivato dalle nostre parti anche Marino Basso, ex campione del mondo, che invitiamo a recarsi al processo alla tappa qui. Rimaniamo sulla cronaca diretta, siamo ormai a 9 km dalla conclusione. C'è sempre Massimo Potenzana, anche gli uomini della Saeco con Mario Scirea, poi Savoldelli, eccolo lì, Jalabert, Kamenzind, vediamo anche Miceli, poi Pantani e i 4-5 uomini del Mercatone 1. Grande prova d'orgoglio da parte del campione del mondo e del campione di Francia. Primo piano di Petito Mazzocchi. Appena è cominciata la salita verso Europa si è staccato subito Zulle, con lui abbiamo visto Brignoli, ovviamente Dotti, Richard, Cauchioli e Panetta, già fuori dai giochi dunque Alex Zulle. Anche Alex ieri. Zulle che si era comunque presentato, lo aveva dichiarato, si era presentato con pochissimi chilometri nelle gambe, quindi aveva fatto ancora grosse cose, aveva dimostrato la sua classe, mentre vediamo Podenzana, Garzelli in testa. Si è staccato anche Bettini, mi confermi Mazzocchi? È proprio qui accanto a noi, azione pesantissima quella di Bettini, superato diciamo quasi in tromba da Miguel Angel Peña, che anche lui è in difficoltà. Poco davanti a me ci sono Berzin e Duma, allora già ci sono le prime vittime e nemmeno è passato un chilometro di questa prima parte, cioè di questa salita, che non è nemmeno il momento più duro peraltro. A voi. Mentre ecco che scatta Gomez Rodriguez nelle prime posizioni, abbiamo visto anche Miceli. Potrebbe rientrare Petito perché adesso c'è un chilometro di pianura. Eccolo qua. Eccolo qua infatti che si accoda, nomi lunghissimi quegli degli spagnoli. C'hanno due o tre nomi, due o tre allora, cognomi. Allora dacci la dizione esatta di Gomez Rodriguez. Allora Gomez Rodriguez Orlando Sergio. Ed eccoci con Roberto Petito, molto più semplice per il laziale che ora, dopo aver perso contatto per lo scatto secco dello spagnolo, si riporta nella scia di Gomez Rodriguez. Abbiamo detto Petito Junior, vuoi spiegare il perché? Perché suo fratello Giuseppe Petito, ex professionista, corso con me, passato professionista nell'82, adesso è direttore sportivo della cantina Tollo Alexia. E vediamo che... No, non aveva forato...
salto di catena. Sì, sono proprio alle spalle della maglia rosa, è stata l'assistenza Shimano a dargli la bicicletta, adesso è arrivato anche Beppe Martinelli. Un momento veramente critico questo, Pantani ha forato e uscivamo da delle stradine in cui le ammiraglie non potevano stare a contatto col gruppo. Adesso ha ripreso Pantani, ecco, lo stanno aspettando Velo e anche Borgheresi. Secondo quindi me, vediamo se rientra, scusa, Marco Pantani, scusa. Mancano 8 km e mezzo al traguardo. Sentiamo la ricostruzione del fatto da parte di Davide Cassani. Secondo me non ha forato, secondo me ha avuto un salto di catena, perché l'abbiamo visto lavorare al cambio dietro. Forse nel momento che ha messo la catena dal 39 al 53 c'è stato questo salto di catena, ma ecco. Ed ecco, adesso avremo la conferma se è giusta la tesi di Cassani. Ha messo un rapporto, eccosi, salto di catena. Adesso vediamo. Sì, vedete, cerca di rimettere sulla catena. Bulbarelli. Sì, sì, confermo, ho appena parlato con il meccanico che in pratica l'ha rimesso in strada ed è stato un salto di catena. Tutta la Mercatone, ma la Mercatone 1 adesso indietro, c'è anche Podenzana, Velo, Zaina e sono tutti con Pantani. Non ha perso tantissimo, ma una trentina di secondi penso proprio di sì. E abbiamo visto che il meccanico si era subito avvicinato con la, con la ruota proprio per sostituire, mentre ecco Zinchenko che scatta il ritardo di Pantani, 15 secondi, salto di catena per Pantani. Il meccanico è stato pronto ad avvicinarsi, non c'è stato bisogno di sostituire la ruota posteriore perché si trattava di salto di catena. Pantani nella scia della squadra, la squadra che aveva lavorato sino a questo momento a fondo per controllare le mosse del gruppo, adesso deve ancora lavorare per riportare Pantani in coda al gruppo. Quali effetti potrà avere, quali contraccolpi psicologici potrà avere questo incidente? Prima di tutto bisogna dire che ha perso molto in questo salto di catena, siamo a 7 km dall'arrivo e adesso deve fare fatica per ritornare in testa al gruppo, perché adesso c'ha 30-40 secondi dalla testa del gruppo, il gruppo che piano piano si sta sfilacciando e adesso mette a posto anche le scarpe, linea Mazzocchi. Io sono in coda al gruppo che è tirato da Miceli con Savoldelli, Jalabert e Kamenzin, un po' staccato, un po' dietro c'è Jimenez, adesso sta salendo anche Cepe Gonzalez, l'andatura è aumentata, noi ci giriamo, non vediamo ancora il treno della Mercatone e dunque il ritardo forse ancora attorno ai 30 secondi. Comunque adesso sta tirando Miceli con accanto a sé Jalabert, la salita comincia a farsi più faticosa, più lunga, più dura, anzi a voi, a Bulbarelli la linea. Mentre la regia ci ha riproposto Zinchenko, Bulbarelli. Sta recuperando Marco Pantani, ha fatto un lavorone Garzelli, in pratica ha tirato la volata di questo treno giallo-blu della Mercatone 1. Adesso è Borgheresi a dare il cambio, Zaina alle sue spalle, Velo e quindi il pirata in maglia rosa. Perde contatto anche Podenzana, quindi con Pantani sono rimasti tre compagni di squadra, Borgheresi, Velo e Zaina. Adesso la salita comincia a farsi dura. Mentre abbiamo visto Pantani che ha superato Missaglia, Mazzocchi. Sì, li vediamo, c'è in difficoltà Jimenez, da un momento all'altro Pantani con il suo trenino raggiungerà lo spagnolo che non sta vivendo nemmeno oggi una grande giornata. Tutto il pubblico cerca di dare una mano a Pantani e ai suoi, ma davanti al gruppo che si è chiaramente sfilacciato, si tira tutta e mi pare sia Cepe Gonzalez con Jalabert nelle primissime posizioni in crisi, anche Axelsson, a voi. Comunque Pantani sta perdendo le ruote di Zaina e Velo, adesso sta riportandosi sotto, loro stanno andando a tutta, loro non devono arrivare in cima alla salita, cercano di riportare il più in fretta possibile Pantani, che comunque non è brillante. È naturale che quando uno ha un incidente all'imbocco della salita, 10 km dal traguardo, il nervoso delle volte ti può bloccare, perché ti senti così, il panico ti viene, quindi è un grosso problema per lui. Adesso c'è questo scatto Roberto Eras, quando mancano 6 km all'arrivo, è il tratto più impegnativo della salita. Mentre Zinchenko è stato ripreso, Eras, uno degli scalatori più attesi, scatto di Eras ed eccoci con Pantani. Come giudichi la sua azione? Non è brillantissima, secondo me il nervosismo lo ha un po' attanagliato, adesso cerca di difendersi e non mi sembra molto brillante. Adesso vediamo anche Gotti con Jalabert.
Allora Jalabert che va all'attacco con Gotti in seconda posizione, mentre ecco che Pantani raggiunto Axelsson e Figueras. Ecco, raggiunge e supera Axelsson svedese Figueras. Ecco al fianco di Cepe Gonzalez, quindi un Pantani indubbiamente innervosito, indubbiamente con un'azione più pesante del solito, però sta andando a riprendere Axelsson, sta andando a riprendere Cepe Gonzalez, mentre ora la nostra telecamera è nella scia di Micheli, di Gotti e di Jalabert. Linea Mazzocchi. E Gotti e Jalabert stanno tirando a tutta, ho calcolato ad occhio quant'è il loro vantaggio rispetto a Pantani in termini di metri, in termini di spazio, e dovrebbe essere di almeno 300-400 metri. Nel frattempo sta andando a tutta invece Heras, che non ha alcun tipo di cedimento. Stiamo entrando adesso nel comune di Favaro e Gotti attacca tutta anche lui. A te Auro. Adesso Marco Pantani sempre con il preziosissimo aiuto di Velo, che è l'ultimo a mollare, ha già perso contatto anche Inzaghi, ha raggiunto oltre ad Axelsson anche Cepe Gonzalez, è in crisi ancora una volta Jimenez e ha perso contatto anche Noè. Comunque oramai Pantani vede i fuggitivi, è proprio in coda al gruppetto. Comunque mi sembra che adesso stia andando molto più forte Pantani, siamo nel tratto più impegnativo e mi sembra di aver rivisto la pedalata agile di Marco Pantani. Stavo proprio per dire, eccoci con Micheli, nella precedente inquadratura avevamo visto un Pantani che improvvisamente aveva dimostrato di avere recuperato morale e colpo di pedale. C'è Jalabert, poi c'è Micheli, ecco qua, siamo nella scia di Pantani, mentre ora vedete in prima posizione Micheli, in seconda Laurent Jalabert, in terza Gotti, mentre sta recuperando Pantani. Pantani ha superato l'impasse, ha superato il momento difficile, un momento difficile forse più a livello psicologico che a livello gambe. Un finale veramente molto bello ed eccoci che Pantani si sta riportando nella scia di Gotti, di Jalabert, quando mancano 5 km alla conclusione. Secondo me appunto il nervosismo che era nato da questo incidente lo aveva un po' bloccato nei primi 2 km. Appena la strada è tornata impegnativa con pendenze superiori al 10%, Pantani si è sbloccato e ha ritrovato quel colpo di pedale. 5 km all'arrivo, vediamo sempre Pantani che adesso si è lanciato l'inseguimento di Jalabert, di Gotti. Adesso siamo in un tratto di pianura, siamo nella scia di Marco Pantani, riprende la salita in questo momento abbastanza impegnativa. Mentre rivediamo il terzetto composto 22 secondi, il distacco di Pantani dal leader della classifica, da Heras, quello che appunto vedete al comando, poi nella scia di Heras, che ripeto è il primo in fuga in questa quindicesima tappa, 15 secondi. Il vantaggio di Heras nei confronti del terzetto composto da un Jalabert che ha ritrovato la condizione, Gotti che si mantiene nella scia del campione di Francia e di Micheli. Gonciar un po' in difficoltà, vediamo davanti a lui Zinchenko, poi vediamo anche Kamenzind, vediamo Kodol, questo è il gruppetto dietro a Marco Pantani. Pantani che cerca di riportarsi su Jalabert. Bellissima tappa, purtroppo c'è stato questo incidente di Pantani, anche Micheli si sta rifacendo quest'oggi, ieri non bene. Mentre vediamo che tra i tre più immediati inseguitori di Heras non mi sembra ci sia un grosso accordo, ecco Gotti, Micheli in terza posizione, l'andatura è sempre fatta da Jalabert, eccoci con Pantani. Pantani che ha raggiunto Savoldelli, De Paoli, poi vediamo anche Clavero e in testa questo gruppetto Simoni, Gilberto Simoni. Gilberto Simoni vincitore di un Giro d'Italia tra i dilettanti, Gilberto Simoni che al suo passaggio tra i professionisti era atteso come grande protagonista, parente di Francesco Moser, Palù di Giovo. Allora, in prima posizione c'è Heras, spagnolo, Jalabert si volta, cerca un aiuto che non gli viene dato però né da Gotti né da Micheli, mentre ancora sui pedali scatta Pantani che è nella scia di Savoldelli. Cerca di recuperare un attimo, siamo ormai a 3 km 500 metri dalla vetta, ma Jalabert ha staccato di pochi metri Gotti. Allora e la situazione, Micheli. Heras, lo spagnolo al comando, poi c'è Jalabert, poi vedete Gotti con Micheli, mentre Pantani marca stretto il suo più diretto avversario in classifica generale, vale a dire Savoldelli che è a 53 secondi, mentre ha dei problemi Kamenzind. Eccoci con Jalabert ed eccoci in
difficoltà Eras ed è Gialavert che lo raggiunge. Gialavert ieri in crisi, ora si porta al comando Mazzocchi. Eh sì, Gialavert sta attaccando Eras che cerca di tenergli la ruota, ma ci sono Gotti e Micheli lì a non più di 10 metri e mi sembra di vedere, ma qui ci sono gli alberi, mi pare Savoldelli anche con Pantani. C'è l'attacco di Gialavert con Eras che cerca di rimanergli alla ruota, adesso c'è una curva, ci scompaiono, è andato Gialavert in fuga o quantomeno in tentativo di fuga. Auro, oramai Marco Pantani è a 15-20 metri da Ivan Gotti, con Pantani ci sono Clavero, Savoldelli e Simoni. Eccolo là, Gotti sta per essere raggiunto, Gotti è con Micheli, non più di 20 metri separano i grandi rivali di questo Giro d'Italia. A voi. Allora la situazione, vedete, Savoldelli e Pantani, e Pantani rinfrancato, parte, ha avuto un attimo di difficoltà, ha superato questa crisi psicologica più che fisica ed eccolo là, Pantani ormai lanciato all'inseguimento tra Gialavert e Gotti, 6 secondi, ma ecco che arriva Pantani, riscatta ancora Pantani, marcato stretto da Savoldelli, Eras è stato ripreso, Gialavert solitario al comando. Tutte le volte che la salita è più dura Pantani parte, Pantani cerca di aumentare l'andatura, cerca di recuperare nei tratti in falso piano, quell'incidente gli ha fatto perdere almeno 40 secondi e li paghi, anche perché poi ti viene il panico, poi quando sei lì che cerchi di sistemare la catena e non ci riesci, alla fine non sai più cosa fare. Attenzione, Pantani si è portato nella scia di Micheli e di Gotti, quindi abbiamo solitario al comando Laurent Gialavert, Pantani si è riportato nella scia di Gotti e di Micheli, ha recuperato 40 secondi ed ora e riparte, riscatto Mazzocchi. Sì, Pantani sta cercando di andare a prendere Gialavert, va a prendere perché non ha più di 20 metri di vantaggio il francese, mi sembra soltanto Micheli alla ruota di Pantani e poi più dietro Gotti, l'azione di Gialavert è meno limpida, meno fluida e credo che lo possano prendere da un momento all'altro. A voi. Ed ecco Pantani con Micheli nella scia mentre c'è Gialavert, si è piantato Eras. Beh, quest'oggi abbiamo assistito a una scalata stupenda di Marco Pantani con un rinato Gialavert che cerca la vittoria di tappa. Gialavert sempre con questa bicicletta speciale da salita, ruote da 26, bicicletta molto leggera intorno ai 7 kg e Pantani che è andato a riprendere tutti, adesso può anche nella ripartire scia di Gialavert e riparte. Incredibile. Gialavert lo controlla, scatto in progressione di Pantani, una grandissima azione, dobbiamo dire, una tappa veramente splendida con un Pantani fermato da un salto di catena, un Pantani, ecco che la regia ci ripropone lo scatto di Pantani, Pantani ha avuto questo cedimento, poi ecco un primo piano di Gotti, poi l'impennata d'orgoglio, l'impennata che contraddistingue il grande campione. Siamo a 3 chilometri dalla conclusione, Bulvarelli. A 3 chilometri dall'arrivo, il ritardo del gruppo Gotti che comprende appunto il bergamasco Gilberto Simoni, Savoldelli e Clavero è di 14 secondi, 14 secondi, ha ceduto nel frattempo Micheli. Ed eccoci su Pantani, un rullo compressore. Sì, abbiamo parlato all'inizio della salita, non è stato un cedimento, ma solamente una pesantezza di pedalata causata proprio da questo incidente, però sono stati bravissimi i compagni di squadra, lui non si è fatto a quel punto prendere dalla foga, è salito regolare, ma negli ultimi 6 chilometri quando la salita è cominciata a diventare veramente dura ha fatto impressione, ha preso e superato tutti i corridori, adesso guardate con che agilità riesce ad andare via. Grinta. Dobbiamo dire forse per assurdo che la sfortuna ha scatenato Pantani che ha avuto questa, ripeto, flessione psicologica, Pantani che forse si sarebbe accontentato di controllare la corsa sino all'ultimo chilometro per poi cercare di dare la bottarella, ha dato una dimostrazione di grandissima classe, ma di grandissima classe non solo a livello colpo di pedale, ma di grandissima classe a livello risvolti psicologici. Avete visto il suo direttore sportivo uscito dall'ammiraglia per gridargli vai, e ormai il vantaggio di Pantani, sentiamo Radio Corsa, stanno facendo il rilevamento mentre ora vedete Clavero, vedete Simoni, poi Savoldelli e Gotti. A 10 secondi c'era Gialavert, a 14 secondi c'era Simoni, c'era Savoldelli, 6 secondi
6 secondi per Pantani, Bulvarelli. Ultimo aggiornamento, 2,5 km al traguardo. Il vantaggio di Pantani su Miceli era di 16 secondi, aumenta anche il vantaggio sul gruppo Gotti, Simoni, Clavero e Savoldelli, e sale a 28 secondi, 28 secondi a 2,5 km dal traguardo. A 6 secondi c'è Jalabert, quindi Jalabert, Miceli, poi il gruppetto di Clavero, Simoni, Gotti, Savoldelli. Siamo a 2 km dalla conclusione con un vantaggio di 6 secondi per Pantani nei confronti del più immediato inseguitore che è Jalabert, mentre ora vedete il gruppetto con Clavero, con Simoni, con Savoldelli e con Gotti. Tutto il Gotha, tutta l'alta classifica di questo Giro d'Italia è là davanti e il pubblico impazzisce, impazzisce per questo attacco di Pantani. Mazzocchi. Eras si sta riagganciando al gruppo di Clavero, Savoldelli e Gotti. Siamo a 2 km dall'arrivo, tenta di riagganciarsi anche De Paoli. A voi. Ed eccoci nella scia di un Pantani scatenato, delirio del pubblico, pubblico che numerosissimo ha raggiunto il traguardo finale, mentre vedete Gotti scatta, scatto di Gotti, sulla destra c'è Simoni, allora Jalabert a 6 secondi, il ritardo di Gotti 14 secondi, in classifica generale Pantani a 53 secondi di vantaggio nei confronti di Savoldelli a 1,21 Gotti, aumenta quindi il vantaggio di Pantani in classifica generale. Leggermente in difficoltà Savoldelli che sta perdendo le ruote di Gotti e Simoni. Scatta ancora Pantani, mentre vedete Gotti inquadrato, maglia giallorossa per Ivan Gotti, lo affianca Simoni, testa a testa tra Simoni e Gotti, si volta a Pantani, vedete 8 secondi, è aumentato il vantaggio di Pantani nei confronti di Jalabert, è aumentato il vantaggio di Pantani nei confronti di Gotti, 30 secondi. Ha messo il 53, come diceva Gianni Bugno, corridori che hanno gamba qui riescono a mettere il 53 e continuamente sui pedali per rilanciare la velocità. Ed eccoci su Simoni e su Gotti, una grandissima prestazione a livello atletico e psicologico per Pantani. Di la verità, hai avuto paura quando hai visto che aveva delle difficoltà a mantenere il treno dei suoi compagni. Meritano tutti 10 e lode, perché prima hanno bloccato, hanno controllato la corsa, poi nel momento di difficoltà di Pantani sono stati pronti a bloccarsi e a riportarlo in gruppo, probabilmente, e a rincuorarlo. Ultimo chilometro, probabilmente perché i corridori Zaina e Velo hanno cercato di andare a tutta per rientrare il più presto possibile, il loro compito era quello di riportarlo in gruppo. La velocità era troppo sostenuta, Marco veniva da uno stop, aveva avuto questo problema, un po' di nervoso, e ci ha impiegato un po' di chilometri per ritrovare la pedalata giusta, ma appena la salita è tornata impegnativa ha fatto impressione. Ed ecco che Pantani si sta avvicinando al traguardo per assaporare la gioia del secondo successo, non c'è niente da fare, quando la strada si rizza sotto i pedali Pantani è il più forte, un Pantani, vogliamo dire, che al limite questo blocco ha fatto sì, mentre Savoldelli perde terreno, ha fatto sì che questo finale diventasse più emozionante, un thrilling eccezionale con un primo piano di Jalabert, Jalabert in grande difficoltà ieri, Jalabert che ha dimostrato oggi, Jalabert che è a 16 secondi, Gotti a 36 secondi, ha dimostrato che la Defiance ieri ha perso la maglia rosa, ma l'ha persa con grande dignità, con grande onore, è stata superata. Testa della corsa Pantani scatenato, Pantani ormai in vista del traguardo finale, seconda vittoria, vince, aumenta alla grande il suo vantaggio in classifica generale, ma soprattutto dà un colpo importantissimo al morale dei suoi avversari. Niente da fare, quando la salita è dura nessuno riesce a stargli a ruota, anche con un handicap di 30-40 secondi all'inizio della salita è riuscito a riprendere tutti e a staccarli, tutte le volte che ne prendeva uno lo staccava, e siamo ormai in vista del traguardo per Pantani. Ed ecco Pantani ormai nel fondo al rettilineo, occhio al distacco, mentre vedete il tempo totale, Jalabert ormai rassegnato alla sconfitta, ma una sconfitta con estrema dignità, Pantani scatenato, Pantani in vista del traguardo finale, eccolo là in fondo al rettilineo, ancora sui pedali, scatta ancora Pantani. Eccolo, tifo da stadio qui con ad Europa. Un tifo
da Stadio Calcistico Pantani. Pantani non si rialza, non molla sino al traguardo e poi si concede l'alzata delle braccia. Allora, tempo totale 3 ore 47 primi, 31 secondi. Vedete sulla destra il ritardo. Jalabert in seconda posizione. Jalabert ora taglia il traguardo. In questo istante Jalabert conquista la seconda posizione con un ritardo di 20 secondi. Jalabert è secondo a 20 secondi. Ed eccoci ora. Vediamo chi sta arrivando. Arriva Simoni. Simoni, poi Gotti, poi Clavero, poi è la volta di Miceli. Vedete il distacco e poi ecco che arriva Savoldelli. Savoldelli il cui ritardo in classifica generale di 48 secondi. Ecco che arriva Zinchenko, poi la volta di Grandi, poi la volta di Rebellin, di Kamenzin, di Kodol. E poi ecco che arrivano i due spagnoli, Gomez e Eras, grandi attaccanti, ma nel finale hanno pagato lo sforzo. Jalabert, Davide, un giudizio su questa tappa? Beh, è stata una tappa fantastica quest'ultima salita, da brivido proprio per questo incidente di Marco Pantani. Secondo me si è anche un po' risentito, c'era grinta in questa sua scalata, forse perché nel momento che lui è rimasto attardato è stato attaccato da corridori. Prima mentre è stato... arriva Gonchar, Virank e Sgambelluri. Ritardo 1:42 per Gonchar, Virank e Sgambelluri. Poi vediamo ancora un altro gruppetto che si sta approssimando al traguardo ed è Axelsson. Ecco qua lo svedese Axelsson, poi c'è Sgambelluri, poi vediamo anche Bicol, poi ecco è arrivato Luttenberger, l'austriaco, e quindi ancora incominciano ad arrivare gli uomini che hanno lavorato a fondo per Pantani. Ecco che arriva Velo, davanti a Velo c'è Di Grande e poi c'è Zaina, ed ecco che arriva a vediamo il ritardo di Savoldelli. Savoldelli è arrivato con un ritardo di 48 secondi, in classifica generale ne aveva 53, 49 secondi. E Bulbarelli è con Savoldelli. Eccoci qui il primo intervistato al Santuario di Europa, Paolo Savoldelli. Si sapeva che oggi non avresti potuto attaccare come ieri, comunque hai limitato direi abbastanza bene i danni, sei arrivato nei primi 10, hai lasciato a Pantani una cinquantina di secondi. Sì, sarebbero stati di più se non gli succedeva quell'inconveniente all'inizio salita, ma io non guardo Pantani perché lo so che Pantani è superiore, guardo tutti quelli dietro di lui. Io mi complimento con te per l'onestà con cui hai sottolineato questo. Pantani è rimasto attardato, ha fatto un recupero fantastico, alla fine è arrivato da solo. Ma Pantani si sa che è superiore, si è sempre detto che se questo giro non gli succederà niente lo vincerà lui. La tua prova come la giudichi? Cioè sei soddisfatto di quello che hai fatto oggi? Sì, secondo me è positiva. Grazie a Paolo Savoldelli. Mentre abbiamo visto arrivare con un netto distacco Cepe Gonzales e anche il ticinese Puttini, due volte campione nazionale. Allora, quindicesima tappa, 147 chilometri percorsi con una media di 38,766. Vince Pantani con 21 secondi di vantaggio sul campione nazionale francese Jalabert. Simoni terzo a 35 secondi, Gotti quarto a 38, poi quinto si è piazzato Clavero sempre a 38 secondi, a 44 Miceli, a 49 Savoldelli, Zinchenko ottavo a 54 secondi, De Paoli nono a 56 secondi, Rebellin decimo a 57 secondi. Pertanto in classifica generale Pantani ha portato il proprio vantaggio a un primo e 54 secondi nei confronti di Savoldelli, mentre Jalabert si piazza in terza posizione a 2:10, a 2:11 Gotti, a 2:12 Clavero.
Mi sembrava di vedere il Pantani dell'Alpe d'Huez quando prendeva e staccava tutti gli altri che erano in fuga. Veramente impressionante. Gli ultimi 6 chilometri è stato uno spettacolo guardare. Sempre sui pedali, si metteva seduto per 10 metri, poi di nuovo sui pedali. Ma torniamo con Bulbarelli, mentre queste sono le biciclette di Pantani e Gelabert. Bulbarelli. Eccoci con Ivan Gotti, quarto posto oggi, 38 secondi di ritardo da Pantani, un Pantani che ha dovuto recuperare. Sì, infatti ha avuto un salto di catena nella prima parte della salita. Noi abbiamo proseguito con un passo regolare, però lui si sapeva che comunque con la condizione che è, cioè prima o poi ci prendeva. Ecco, raccontaci Ivan, quando avete saputo di questo incidente meccanico, avete reagito in un modo diverso o avete proseguito la corsa come se nulla fosse successo? Tutti, quando c'è stato il salto di catena, ma diciamo gli uomini della ONS hanno continuato un passo regolare. Per quanto riguarda la tua prova, cioè fino a un certo punto sei stato con Gelabert, poi è partito da solo e alla fine siete rimasti in quattro, nel gruppetto c'erano anche Savoldelli, Clavero. Sì, ma hanno raggiunto nel pezzo duro, ma hanno raggiunto appunto i Simoni, Savoldelli e Clavero, poi qui nel finale ci siamo ancora rotti, siamo arrivati io, Clavero e Simoni. Diciamo che oggi non ero proprio brillante, comunque sono riuscito a difendermi bene. Ma non eri brillante per qualche problema fisico? O... No, probabilmente un arrivo così esplosivo. Ho accusato un po' magari le fatiche di ieri, comunque. Dopo le polemiche di ieri tutto risolto con Pantani, vi siete parlati? Siamo parlati, abbiamo chiarito alcune cose, episodi che magari quando c'è un po' di tensione, episodi che magari non si vorrebbero fare, però purtroppo con un po' di tensione, un po' di nervosismo capita anche questo. Il giro è cominciato l'ultima settimana, Pantani e maglia rosa, io non credo che abbiate perso tutte le speranze, voi che inseguite a pochi secondi. Ma Marco ha una forma invidiabile, ogni giorno migliora sempre di più, faremo possibile per inventarci qualcosa. Grazie a Ivan Gotti. Mentre la regia ci ha riproposto quell'incidente, salto di catena che poteva mettere in crisi Pantani e che invece, mentre vedete Berzin, e che invece ha esaltato l'ardore agonistico del romagnolo. Adesso passo la linea a Claudio Ferretti. Oggi ora vedete Clavero, poi Gonciar, poi Miceli, Savoldelli, Zinchenko, De Paoli e Rebellin. La nuova classifica generale: Pantani, Savoldelli a 1,54, Gelabert a 2,10, Gotti a 2,11, Clavero a 2,12, Gonciar a 5,40, 5,44 per Simoni, 6,08 per Axelsson, 6,27 per Kamenzin, 7,58 per De Paoli. Domani 16ª tappa, Biella Lumezzane, 232 chilometri, tappa totalmente pianeggiante con un finale su di un circuito di 9 chilometri da ripetere una volta. L'arrivo previsto alle ore 17. Con Pantani, trionfatore di tappa, leader alla grande nella classifica generale, concludiamo la nostra telecronaca diretta in linea al processo alla tappa. Credo di aver insistito oggi, indipendentemente dall'entità dell'impresa, dai distacchi, dalla durezza o dalla lunghezza della salita, ma per i modi, per i tempi, per i meccanismi di questa scalata, di questa rincorsa di Pantani, io personalmente credo di aver assistito ad una delle più grandi imprese in salita del ciclismo moderno. Non so cosa ne pensa lei. Io penso innanzitutto che al di là dell'impresa atletica, che è stata grandissima, e poi grandissima perché ad un certo punto insperata, addirittura si stava pensando ad un Pantani in crisi, ad un Pantani che non teneva le ruote, dicevano De Zan e Cassani, di zaino e di velo, invece era tutto un assestamento della pedalata e del personaggio. Al di là di questo, io penso che Pantani abbia fatto anche una grossissima impresa psicologica, si è messo da parte la tranquillità per la tappa cronometro di Treviso, ecco, che non ha più nessun problema, nessun affanno particolare per lui. Poi sul prosieguo del giro, su come potremo divertirci vista questa sua superiorità, io proporrei di rinviare tutto domani, ecco. Ah, ma guardi, credo che Savoldelli abbia sintetizzato tutto quando ha detto, intervistato da Bulbarelli: ma tanto Pantani è tranquillo, Pantani ha già vinto, non c'è assolutamente niente da fare. Sì, adesso però Pantani deve darci sulle Dolomiti, anche per una ragione di equa distribuzione di se stesso nella geografia dell'Italia, quello che ha dato all'Appennino e alle Alpi piemontesi, no?
Io prima di chiamare in causa rispetto a ieri. Ma una in meno. Una in meno. Molto significativo. Beh, questo è appena un antipasto, spero, eh. Maglia verde e poi spero che Pantani torni da te per un'intervista più tranquilla, più riposata. Dicevo, torniamo allora a Cassani. Per un momento abbiamo tutti avuto un brivido, tutti, i tifosi di Pantani, ma lo siamo un po' tutti. Più che altro perché quando un corridore rimane staccato per un incidente meccanico dispiace. Questo è successo a 8 km dall'arrivo. I suoi compagni di squadra subito non si sono accorti di questo incidente e difatti lo hanno atteso in un secondo tempo. Lui è rimasto scoperto, è ripartito con la foga che può avere un corridore in maglia rosa quando mancano 8 km all'arrivo. Secondo me nei primi 2 km ha un po' fatto fatica, anche perché l'adrenalina, il timore di rimanere staccato, l'inseguimento che subito ti porta il cuore a mille. Poi appena trovato la salita dura... non c'è stato più nulla da fare, è stato impressionante. Si è visto proprio subito il cambio di ritmo di Pantani, che ha ritrovato quella pedalata che lo contraddistingue. Mi sono dovuto fermare e chiaramente è scoppiata la bagarre subito dopo e quindi mi sono trovato a dover inseguire e quindi ho sforzato un po' nella prima parte. Direi che ho trovato una squadra subito molto pronta, che ho cercato subito di cucire il buco, abbiamo cercato di mantenere la calma il più possibile, anche se chiaramente sono situazioni abbastanza problematiche. Alla fine ho cercato di mantenere la calma e la concentrazione e alla fine ho avuto ragione. Senti, quando poi hai visto Gotti e Jalabert mi sembra che le energie siano cominciate a ritornare. Ma no, io il mio obiettivo era quello di rientrare e di rivedere tutti i migliori, perché chiaramente l'occhio della corsa erano loro. Credo la dimostrazione di prenderli e saltarli vuol dire che penso una dimostrazione di carattere, perché magari era più facile prendere un po' fiato, invece un po' forse la rabbia per quello che mi era successo. E va bene così. Marco, abbiamo avuto l'impegno.